Ciao a tutti, come mi aveva chiesto l'amico su YouTube nell'altro video, vi faccio vedere come di là due pomodori cresciuti in modo molto molto fitto, perché avevo messo i semi sbagliati, sapevo già di dover fare questa operazione e adesso è venuto il momento perché sono dell'altezza giusta. Come dicevo in un'altra occasione, io cerco di non buttare via nessuna piantina, semplicemente prendo il panetto di terra molto molto delicatamente, proprio faccio in modo che lo facciano da sole quasi, stacco la singola piantina, e la metto semplicemente in un terreno vergine, cercando di darle meno stress possibile. Ho poi qui dello stallatico pellettato, non manca mai. Cerco di trapiantarle tutte, anche quelle più piccole. Diamo la possibilità a tutte di crescere. Ecco, cerco di dividerle senza rompere le radici. Questo è un metodo molto molto semplice, c'è chi lo fa più velocemente con un piantatoio. Ho visto molti video in proposito, sono bravi, io non sono capace di farlo in quel modo lì, preferisco toccarle le piantine. Guardate che bella questa. Ormai ci siamo, adesso queste le terrò qui, sempre in serra fredda, ancora per un paio di settimane. Dopodiché sarà ora di trapiantarle. Questa operazione l'avevo fatta già 10 giorni fa, avevo preparato un video, poi non è venuto bene, l'ho cancellato. Non ho perso neanche una piantina, per fortuna, erano anche più piccole di queste, le ho salvate tutte, adesso ve le faccio vedere. Faccio un semplice foro con le dita, chiudo senza calcare troppo, però bisogna aggiungere un po' di terra per far stare su la piantina, fare a supporto anche. Lo stallatico è bagnato perché ha piovuto e non l'ho tolto. Queste sono alcune di quelle che ho trapiantato l'altro giorno. Ora, siccome ho finito i vasetti piccoli, utilizzerò quelli un po' più grandi. Cerco di scavare sotto, di prenderlo da sotto la piantina, ecco, col suo bel panetto. In questo caso è una delle più grandi, molto semplice, non la faccio soffrire per niente. Adagio, li copro. Come vi dicevo, io uso solo terriccio di qualità, perché per risparmiare 2-3 euro poi alla fine si butta via tutto. Tutto questo in attesa di avere il mio di terriccio. Ci sto lavorando, ho iniziato quest'anno, quindi prima di qualche mese non lo vedrò. E quindi per adesso devo acquistarlo. Dopo gli do una bella bagnata. Qui ne ho una grande, una media e una piccolissima. Questa piccola ovviamente non potrà mai attecchire. Questa media proviamo a salvarla, se riusciamo. Invece vediamo che rischiamo di danneggiare tutto, lasciamo stare, infatti. Allora quella piccola piccola la tolgo, troppo. Lascio due, poi vediamo come va. C'è un profumo di pomodori, sembra già essere in piena estate.
faccio ancora una, poi faccio che chiudere, e se no vi annoio, visto che il lavoro è sempre quello. Qua ce ne sono due, molto vicine. Ecco qui, siamo riusciti a dividerle senza farle soffrire. Ovviamente potete usare anche i guanti se volete, ma su questo lavoro di fino io non preferisco usare le dita. L'ultima. Queste sono pomodorini che ho salvato dai semi dell'anno scorso. Se vi ricordate, se avete visto i miei video, ho le foto che ho pubblicato su Instagram o su Facebook, avevo dei pomodorini eccezionali, piante alte anche 2,5 metri, una produzione enorme, e quindi ho provato a salvare i semi. Se vi interessa, c'è anche il video su come si estraggono i semi, e vediamo cosa viene fuori quest'anno. Per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo visto. Se avete altri metodi da consigliarmi, ve ne sono grato. Se volete condividere il video, vi ringrazio ulteriormente, mi date una mano a far crescere il canale. E per il resto vi auguro una buona giornata e al prossimo.